chiedermi scusa. Puoi sedere, dopo sta figura di merda, anzi, io ti farei rimanere proprio in piedi, senza farti sedere. Io ti devo chiedere scusa. Beh, è normale. Dopo la figura di merda che hai fatto, 3 giorni, 300.000 visualizzazioni. Dove vedi? YouTube, Instagram e TikTok. Tu ti hai fatto 20.000 su YouTube. Su YouTube e gli altri sono 200.000. Fammi vedere, puoi riuscire a farmelo vedere? Come no, subito. Tu sei un chiacchierone. Ma ti faccio vedere. Sei un chiacchierone. Comunque, ma ti faccio vedere. Allontanati, dopo che ho fatto 300.000 visualizzazioni. Non mi tocca, Dopo che ho fatto 300.000. Dopo che ho fatto 300.000, neanche ti puoi avvicinare a me. Prima ti potevi avvicinare, adesso non più. Lo faccio vedere su sta. Sì, scemo da avere. 687, andiamo. 787. 7 mi piace, aspetta un secondo. No? Peccato che non è rosso questo. Stai fermo, pagliaccio, stai fermo. Sei un pagliaccio. 134.000. Qua parliamo solo di Instagram, andiamo su TikTok. Se fosse rosso sarebbe giusto. Andiamo, stai fermo. Stefano, andiamo qua che molto lo devo mettere un'altra parte. Altre 120.000. Altro 120.000, 300.000 in 3 giorni, vuoi stare ancora a parlare con me? 3 giorni, qua andiamo verso un milione. Dovevano essere un milione. Un milione, adesso un milione andiamo e tu diventerai ancora più grosso, perché grazie a me mangerai tutino e tutta la settima generazione. Non è contro lo spettacolo che stai. Non è lo spettacolo, è una realtà di fatto. È la realtà dei fatti. Contro lo spettacolo. È la realtà dei fatti. Prima di tutto, no, quando parli con me non gesticolare, che già mi sta facendo venire mal di testa. Pagliaccio. Non sono un pagliaccio, stai fermo. Fosse rosso, sarebbe allora, perfetto. Allora, sei venuto qui a chiedermi scusa? Io devo chiedere. Se no io non posso perdere tempo con te. O mi chiedi scusa, devi chiedere scusa. Sono venuto qui a chiedere scusa, ma non perfetto. A te. Sono venuto qua a chiedere scusa a Renato Ciardo. Chi? A Renato Ciardo, sì, per aver paragonato a te. Cioè io posso mangiare. Sono venuto a chiedere scusa a Renato Ciardo. E lui che c'è l'affanno, c'hai. Renato Ciardo. Di nuovo! Non riesce a sostenere. Allora, è meglio che parliamo di Cerino, con tutto il rispetto. Tu conosci tutti Renato Ciardo. Ma di che stai? Tu sei Renato Ciardo? Dopo che ho fatto 300.000 in 3 giorni mi pare di Renato Ciardo. Ma un pallello 500.000. Allora fammi alzare che già mi stai facendo i nervosi. Allora, 3 giorni ho fatto 300.000 visualizzazioni, mi stai parlando di nuovo di Renato Ciardo. Cioè hai la faccia da culo, scusa il termine. Vuoi accendere la telecamera? Perché tu sei accendi la telecamera. Perché tu solo con la telecamera sei pari di più. Senza telecamera sei un provolone. A me mi dispiace per lui perché lui ti deve per accendere questa cazzo di telecamera. Sostenere, perché tu che lo paghi, cioè, lo pago sempre io perché grazie alle mie visualizzazioni. Però lui ti deve per forza dire di sì, perché quello è una povera vittima. Vuoi accendere questa telecamera, Tino? Perché vuoi accendere la telecamera? Perché senza telecamera sono come quelli in divisa, quando stanno in divisa valgono, senza divisa. Ma che cosa abbassa la voce? Abbassa la voce. Devi chiedermi scusa, devi chiedere scusa. Che cosa ti devo chiedere? Mi devi chiedere per scusa. Per averti detto la verità in faccia. Per avermi paragonato a certe persone quello che non sono paragonabili. E poi in 3 giorni ho fatto 300.000 visualizzazioni. Come minimo, ti sei pagato almeno un minimo. Ascolta, Antonio, io stamattina sto molto nervoso. Quanti soldi hai speso? Ho investito su me stesso, è normale. Ho investito su me stesso. Però la gente mi sta dando ragione, le persone stanno seguendo, stanno cantando la storia, perché la canzone è bella, fatti in una ragione. Sapete come si chiama la canzone? La canzone è bella. Su TikTok. Come si chiama? Le comprati pure a questi, ci sei comprati. Ci conosciamo, è ragazzi. La solita commedia che fa. Come si chiama la canzone? Come si chiama la canzone? Come si chiama la canzone? Allora te li sei comprati anche a loro. Ma ti rendi che vali zero? Te li meno sei che comprati zero. Anche a loro, te li sei comprati. Mi dai una penna per piacere, devo fargli fare l'ao col bicchiere. Gli faccio fare l'ao col bicchiere. Fai sempre queste commedie. Ho fatto in 3 giorni 300 visualizzazioni. Stai ancora a parlare. Non fare di più con me. Toglimi le mani da addosso. Non fare di più, non mi avvicinare a questo. Porta rispetto. Io adesso non ho più voglia di parlare con te perché ti voglio bene. Anche perché toglimi le mani da addosso. Io te le levo le mani da addosso, però non mi fare questa cosa col pagliaccio, perché qua solamente tu lo puoi mettere. Perché non sei un pagliaccio. Dai, Anto, fai il bravo. Toglimi le mani da addosso, bomber. Bomber di che cosa? Fai bravo, tre giorni, 300.000. Bomber di che cosa? Ma ti rendi conto dell'esempio che stai dando? Ti rendi conto dell'esempio che stai dando? Così è scemo veramente, oh.
fuori di testa, ragazzi. E come mai? Vai a casa, vai, vai a casa, non ho più voglia di parlare, vai. Io non ci posso veramente credere. Cioè, questo è il bomb, tanto vale. Tanto vale, l'avete visto, mani addosso, voce alta, senza motivo. Però pure tu si provocato con un'asa. Vabbè, perché non è un pagliaccio. Però... con lo smalto arancione, fluo. Che esempio è? Siamo d'accordo, una volta tanto pure tu si ma ti giuro, non me la sarei mai aspettato. No, infatti che ha gridato. Cioè, perché ha gridato, mani addosso, la maglietta. Spettacolo nel bar lì, davanti a tutti, senza ritegno. Cioè, si è dato per 300.000 visualizzazioni, cosa che non ha mai fatto in vita sua perché è scarso. Si è dato talmente tante arie da credersi chissà chi. Così è. Boh, vabbè. E tu quando l'hai fatto? Non si capisce.